Martedì si è tenuto le 3 a tema Nintendo e per quanto riguarda Spada e Scudo le news sono esplose. Ci sono tantissime cose di cui parlare, ma per quanto riguarda molte di esse sto aspettando ulteriori conferme perché pare esserci molta confusione riguardo ad alcune news. Quindi quest'oggi, per evitare di addentrarmi in campi in cui potrei dire castronerie, andremo a commentare criticamente ciò che abbiamo visto all'interno della demo presentata alle 3 di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Prima di iniziare a commentare il gameplay della demo vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere il canale, anche perché quest'oggi abbiamo delle immagini. A quanto pare alle 3 è infatti stato possibile registrare tramite videocamera la demo in sé e dunque i gameplay circolando online non sono protetti da copyright, quindi abbiamo i gameplay. Ora, all'interno di questo gameplay che vi sto mettendo in sottofondo, la prima cosa che notiamo è il fatto che all'interno degli stadi, ossia delle palestre di Galar, abbiamo i classici puzzle delle palestre. Permettetemi di dire che a mio avviso, dopo tante cose positive che ho visto in questi giorni, questa mi sembra una cappellata colossale. Perché ho come la netta sensazione che inserendo dei puzzle si vada a snaturare la natura stessa dello stadio. Mi spiego un po' meglio. Non vedo personalmente il senso di far attendere una folla aggremita che attende un combattimento per il semplice fatto che dobbiamo fare un puzzle un po' random all'interno della palestra. Sembra davvero che si perda tantissimo il concetto, anche perché all'interno del puzzle non vediamo nemmeno gli spettatori, quindi questi non possono neanche assistere a questi puzzle. E quindi per questa cosa sono sinceramente un po' allibito, perché non ne vedo davvero il senso. Avrebbe avuto molto più senso caratterizzare ogni palestra con un tipo di sfida differente. E invece forse si è voluti tornare a una forma un po' più classica, ma probabilmente anche inadatta. Però ovviamente dobbiamo vedere come ciò renderà all'interno del videogioco in sé. Questa è solo una demo e soprattutto non l'ho provata. Certo è che le sensazioni non sono delle migliori. Proseguendo nel gameplay vediamo questo Vulpix mandato in campo da un'allenatrice nella palestra di Aqual, che mi fa pensare che magari gli allenatori in questa palestra potrebbero non essere adibiti alla palestra stessa, ma magari essere sfidanti come noi intenti a risolvere il puzzle. Anche se il fatto che questi allenatori non abbiano una divisa da stadio mi lascia un po' perplesso. Mi sto chiedendo se questo Vulpix non vada interpretato in un qualche modo, oppure non sia semplicemente un refuso inserito nella demo senza particolare interesse. Intendo dire che magari questo Vulpix è una sorta di placeholder, perché nel gioco originale questa allenatrice potrebbe avere un Pokémon non ancora annunciato. Certo, avrebbero potuto scegliere uno Psyduck o qualsiasi altro Pokémon da inserire e hanno scelto Vulpix. Non so come spiegarmi questa cosa. Veniamo poi a conoscenza delle statistiche dei Pokémon utilizzati dal personaggio giocante, dalle quali ovviamente possiamo dedurre varie cose. Innanzitutto deduciamo che, come era prevedibile, Sobble sarà un attaccante speciale con una buona velocità, così come Scorbunny sarà un buon attaccante fisico, comunque con una buona velocità. Curioso invece è il caso di Grookey, che sarà un Pokémon apparentemente più bulky e, attenzione attenzione, potrà imparare Knock Off. Ora, Knock Off è una mossa abbastanza universale nel mondo Pokémon e ci sono tantissimi Pokémon non di tipo buio che la imparano, ma ovviamente da tenere sotto particolare attenzione il tipo buio in questo caso, perché è sicuramente un indizio. Inoltre, il fatto che le statistiche di Grookey suggeriscano un Pokémon un po' più resistente rispetto agli altri due starter propendono a pensare che la sua evoluzione possa essere un poderoso gorilla. Ma mi fermo qui perché questo vuole essere oggetto di un altro video, ossia il dilemma dell'evoluzione di Grookey. Vediamo poi Vulu, che è un Pokémon tutto sommato bilanciato e che, vedendo le statistiche, avrà sicuramente un'evoluzione. Corviknight, che risulta un Pokémon tutto sommato resistente con delle ottime difese sia fisiche che speciali, e soprattutto rispetto a Skarmory, al quale è stato più volte paragonato, sembra essere molto più bilanciato, con una difesa e una difesa speciale sì alte ma non dislivellate come invece sono quelle di Skarmory, che presenta un 140 di difesa base mentre un 70% scarso di difesa speciale. E tra l'altro Corviknight continua a mantenere comunque un buon attacco fisico tutto sommato, il che mi fa pensare che questo Pokémon con uno strumento come ad esempio un Assault Vest potrebbe essere molto interessante in competitivo. Ma ovviamente queste sono tutte supposizioni, perché la forza di un Pokémon in competitivo si misurerà anche per gli opponenti che sarà costretto ad affrontare, e quindi direi di chiudere subito l'argomento e derubricarlo a semplice speculazione. Infine notiamo all'interno del party del giocatore il Pokémon Yamper, un nuovo Pokémon, le quali statistiche suggeriscono un Pokémon particolarmente portato per IPS, il che suggerisce un Pokémon molto resistente, soprattutto vedendo le restanti statistiche potrebbe anche condurci verso una possibile evoluzione. Evoluzione che, vedendo la coda a forma di fulmine, potrebbe essere quel Pokémon che abbiamo già intravisto nel primo trailer all'interno di una sorta di striscione o cartellone nel primo stadio. Evoluzione che mi stupirebbe molto se avesse quel design che vediamo sul cartellone, perché sembrerebbe snaturare completamente Yamper, ma che se dovessi azzardare una sua ipotetica propensione a livello competitivo opterei per un attaccante fisico. Infatti dal gameplay della demo notiamo come Yamper abbia sì le statistiche di attacco e di attacco speciale a livello pari, ma la statistica di attacco speciale, ricordiamo, presenta una natura che l'aumenta decisamente, il che la renderebbe apparentemente
parità di condizioni molto più bassa rispetto all'attacco fisico. Proseguendo, prima di passare al prossimo Pokémon, volevo fare un accenno al menu di lotte di controllo delle statistiche, che si presenta in maniera veramente pulita. Ciò non è da sottovalutare ovviamente, perché non è facile, o almeno immagino non sia stato facile, passare da un gioco su due schermi a un gioco ad uno schermo, ma mi sembra di vedere che ci siano riusciti molto bene, con una schermata veramente pulita, senza particolari complessità, molto intuibile, e devo dire che sono molto contento di questa cosa. Come però vi ho preannunciato, passiamo a Impidimp, il nuovo Pokémon insieme a Yamper che è stato visto all'interno di questo gameplay. Ho fatto una live nella quale ho scoperto in diretta l'esistenza di questi due Pokémon e non sono riuscito a spiegarmi come potesse essere così brutto questo Pokémon, e vi giuro, ancora adesso non ci riesco. È ovvio che per valutare nella sua interezza un Pokémon dobbiamo aspettare sicuramente tutte le descrizioni del Pokédex e la sua contestualizzazione, ma a guardarlo così io veramente spero in un'evoluzione che lo faccia rivalutare, perché oggettivamente trovo che sia un design veramente fatto male. Mi auguro ovviamente che questo Pokémon possa salvarsi in futuro e che magari possa farsi rivalutare in un qualche modo, però per il momento sono veramente basito. Una cosa che nessuno ha notato, ma che credo sia di fondamentale importanza, è il fatto che Grookey, utilizzando foglie lama su questo Pokémon che è di tipo folletto buio, provochi un danno super efficace, il che ci porta ovviamente a due soluzioni: o al tipo folletto, o in alternativa al tipo buio, è stata aggiunta un'ulteriore debolezza al tipo erba, oppure Impidimp presenta un'abilità che va a modificare l'impatto delle mosse sul suo tipo. Del resto, se è un Pokémon ispirato a un piccolo diavoletto, non mi stupirebbe che distorca determinati parametri di gioco. Qualora però dovesse essere stata aggiunta una debolezza a uno dei due tipi di questo Pokémon, propenderei per il tipo folletto, ma tutto ciò ovviamente guardando il gameplay in sé non si può dire. Notiamo poi che è possibile curare i Pokémon all'interno della palestra tramite un particolare NPC, che è una cosa che spero mantengano personalmente anche nei giochi futuri. Essendo infatti la demo solo un'avventura all'interno di una palestra senza poter visionare gli ambienti esterni, mi viene personalmente da pensare che questa possa essere una semplice soluzione all'interno della demo per permetterci di curare i Pokémon. Eppure mi auguro che sia una feature anche presente nei giochi ufficiali, per il semplice fatto che trovo veramente una perdita di tempo dover fare avanti e indietro tra centro Pokémon e palestra, quando un NPC potrebbe curarmi i Pokémon lì seduta stante. Passiamo invece adesso alla capopalestra, che era già stata mostrata all'interno del Nintendo Direct e che perde clamorosamente in italiano il citazionismo che presenta al suo nome inglese, che è Nessa, che ovviamente fa riferimento al mostro di Loch Ness. A parte per questo fattore, dopo aver visto il capopalestra di tipo erba, ossia Milo in inglese, sono veramente contento di vedere questo design. Mi stavo già preoccupando, invece questo capopalestra sembra essere molto più interessante a livello estetico rispetto al precedente. Resta ovviamente da capire se Azzurra possiederà una caratterizzazione degna di nota, oppure se sarà un capopalestra in stile sesta generazione. Quello che possiamo dire è che sicuramente fa la sua comparsa in maniera particolarmente scenica, e soprattutto una cosa che ho apprezzato moltissimo è la transizione che vi è tra il dialogo e la battaglia, che non è più una transizione a schermo nero a cui eravamo abituati, ma è una transizione fluida con la capopalestra che torna indietro, si gira e parte in quel momento la sfida. Molto bella. Credo che queste piccolezze siano necessarie per dare un po' più di fluidità al gioco e soprattutto un po' più di realismo, quindi GG per Game Freak, Nintendo, The Pokémon Company e tutti gli altri che avranno lavorato a tutto ciò. Infine, qualche ultima riflessione sui Dynamax e sulle medaglie. Per quanto riguarda i primi, sono molto contento di vederli scorrere fluidamente a 60 fps su una televisione. Come ho già detto in live, se consideriamo che Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna laggavano durante le battaglie in doppio, qui siamo a un altro livello e sono davvero contento di questo salto grafico. Passando invece a un lato meramente più competitivo, noto con piacere che le mosse Dynamaxizzate presentano degli effetti secondari molto utili proprio per il competitivo stesso. Ad esempio, la mossa crescita, se Dynamaxizzata, permetterà di creare un campo erboso, il che a mio avviso è molto utile in un competitivo che si basa sulle lotte in doppio, e questo effetto del campo erboso potrebbe favorire, oltre che il Pokémon Dynamaxizzato, anche un suo alleato più piccolo. Come ho già detto, ovviamente parlare di competitivo è ancora presto, perché dobbiamo conoscere i Pokémon che ci saranno a Galar, ma per il momento tutto ciò mi fa davvero ben sperare. Inoltre, una cosa che ho volutamente saltato inizialmente per poterne parlare adesso in relazione alla Dynamax è il fatto che ogni Pokémon presenti una particolare barra nel proprio menu delle statistiche denominata Dynamax Level. Ora è molto difficile capire che cosa questo Dynamax Level sia, anche se un'idea potrei avercela. Personalmente queste barre che vediamo mi ricordano molto lo scudo che abbiamo intravisto al Treehouse all'interno di un Ride Dynamax nella Terra Selvaggia. Eppure questa soluzione non mi convince molto, perché mi viene da pensare che se il Dynamax nelle palestre dovesse durare solo 3 turni, avere uno scudo e dunque un'invincibilità per tutti quei turni, visto che ogni tacca rappresenterebbe un turno, sarebbe un'esagerazione, nonché uno spreco. Il fatto che poi questo si chiama Dynamax Level potrebbe far pensare ad un'ipotetica energia che il Pokémon deve accumulare prima di poter utilizzare l'energia Dynamax, ma nei vari gameplay che è possibile trovare su internet non riusciamo a comprendere se questa energia si accumula in battaglia o
oppure se si dovesse accumulare al di fuori di essa. E in caso l'opzione fosse questa, non avrebbe senso, perché notiamo che Grookey all'inizio del gameplay presenta un livello pari a 0. Dunque, riguardo a questo Dynamax level, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti, nella speranza che possa essere qualcosa che regolamenti perfettamente questa nuova meccanica. Infine, dopo aver sconfitto Nessa, come logico che sia, la capo palestra ci consegnerà la medaglia. Facciamo una piccola riflessione sulle medaglie, perché le vediamo innestarsi all'interno di una sorta di sfera. Se prendiamo il pezzo di circonferenza che occupa la medaglia che Nessa ci consegna e lo andiamo a posizionare su ogni parte della circonferenza, notiamo che ci sta all'incirca 8 volte, il che mi fa ben sperare per un quantitativo di medaglie canonico, ossia 8. Detto ciò, visto che sto sudando, visto che fa caldissimo, visto che dovrò fare un video teoria di 50 minuti e non so come farò a sopravvivere sotto queste luci e con questa temperatura, io vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.